Cari amici TecnoZoom, Sony Ericsson G705 funzionalità. Diamo qualche numero importante. Si tratta di un telefono cellulare quadriband UMTS HSDPA e Edge. Le dimensioni del cellulare sono 95 mm x 47 e per 14 mm di spessore. Lo spessore è importante. Il peso 98 grammi e il design è slide. Il display è un display TFT a 262.000 colori, 320x240 pixel. La memoria intera di 120 MB ed è espandibile con memory stick micro. Facciamo un giro all'interno del menu del Sony Ericsson G705. Il menu è il abbiamo il sistema operativo proprietario, il menu è il classico menu di Sony Ericsson. Partiamo, abbiamo appunto Play Now, possibilità di andare su internet, connessione direttamente col browser, Svago, dove troviamo appunto radio, video DJ, foto DJ, music DJ, per sfruttare le funzionalità multimediali del cellulare, e Track ID. Giochi, abbiamo un paio di giochi, ma niente di particolare. Questo qui è il gioco Super Breakout, vediamo il tempo di caricamento del gioco, non è velocissimo. Il classico gioco della pallina, quindi non è un gioco in 3D, niente di particolare. Usciamo indietro, continuiamo il giro all'interno del menu. Abbiamo fotocamera da 3.2 megapixel con flash, funzione contrasto intelligente, funzione riconoscimento geografico, illuminazione soprattutto per i video. Non ha l'autofocus come abbiamo visto prima. Facciamo una foto. Possibilità di andare a lavorare sulla foto con foto DJ, correggendo oppure appunto eliminando la foto stessa. Torniamo indietro. Dobbiamo dire anche una cosa, che con questo cellulare appunto possiamo fare anche video. Abbiamo uno zoom digitale fino a 3.2x e video blogging, quindi abbiamo la possibilità anche di sfruttare le caratteristiche video. Messaggi, media, classico menu del lettore multimediale Sony Ericsson, dove vengono raccolte tutte le funzionalità multimediali, da feed web, giochi, video, musica appunto e foto. Andiamo ad esempio in video e vediamo la possibilità di accedere direttamente anche a YouTube sfruttando la connettività wifi. Andiamo a vedere uno dei video in prova di demo sopra il cellulare. Alziamo il volume. Andiamo alla demo del cellulare. Quindi funzionalità audio sono importanti come abbiamo visto. Usciamo fuori dal menu multimediale, andiamo in servizi di localizzazione. Questo cellulare è provvisto come abbiamo visto di GPS assistito e quindi abbiamo possibilità di accedere anche a Google Maps. Qui abbiamo tutto il menu per il nostro navigatore. Rubrica, applicazioni, dove troviamo, a proposito di navigatore, software Wayfinder 6, Navigator, e la funzionalità Walk Me, ovvero il contapassi.
Poi impostazioni del telefono, naturalmente, come vediamo con i classici, classico menu Sony Ericsson, display, chiamate, connettività, generale, suoni, avvisi, organizer e chiamate. Quindi un telefono cellulare completo di tutto, ha un prezzo intorno ai 250 euro, quindi sicuramente un prodotto importante. Sony Ericsson G705, funzionalità.